Allora, buonasera a tutti, benvenuti, grazie di essere venuti alla prima ufficiale serata della rubrica Dica 33. E per noi è davvero un orgoglio e anche un piacere poter iniziare questa rubrica che ha, diciamo così, il compito, forse anche un po' di pensiero scientifico nella nostra comunità, pensiero scientifico dalla salute. Anche aspetti, ciao, vieni pure, a carattere sociale, come quello che ci interessa questa sera. In particolare abbiamo la fortuna di poter sia effettuare questo incontro in presenza, per chi può partecipare, ma anche a distanza, siamo in diretta sul canale YouTube del Comune, dove potrete anche rivedere più avanti, in altre serate, questo incontro e anche in diretta sulla pagina Facebook del Cuore di Castellammu. Gli esperti che questa sera saranno e rappresenteranno la nostra serata sono la dottoressa Cinzia Giubarelli, una psichiatra responsabile peraltro del centro di psichiatria e un avvocato che è il garante della privacy. Questo perché... Scusa? Scusa. E il motivo per il quale vedete due figure così diverse, uno un medico e l'altro un avvocato, è che vorremmo sondare sia gli aspetti positivi, propositivi ed importanti del web, ma anche tutte le insidie e gli aspetti invece più pericolosi che all'interno del web sono purtroppo collocati. Noi siamo genitori che apparteniamo ad un altro millennio e i nostri figli si aspettano invece che noi siamo in grado di accompagnarli nella loro crescita in un mondo in cui il web è diventato davvero un elemento fondamentale ed imprescindibile. Quindi, detto questo, la mia breve parentesi introduttiva finisce. Ho il piacere e anche l'orgoglio di avere qui con noi il nostro sindaco Giorgio Zanni, che insieme all'amministrazione comunale ci ha consentito di fare la rubrica. Giorgio, se vuoi. Intanto grazie Assessore, perché insomma, ci stai dando anche te a tutto quello che è il piano della Casa della Vita. Benvenuti ormai direi per la terza volta di appuntamenti ufficiali. Abbiamo inaugurato la Casa delle Comunità qualche mese fa, vi ricordate anche la presenza anche del Presidente della Regione. Abbiamo inaugurato preliminarmente questi cicli di incontri poco prima di Natale. Oggi siamo qui per inaugurare un altro ciclo di incontri, dovremmo fosse un ciclo di incontri inizialmente infinito. Noi siamo proprio quattro alla volta, ma in realtà l'obiettivo è quello di continuare almeno una volta al mese a intanto fornire degli stimoli con i nostri professionisti che lavorano qui, ma che invitati. Vorrebbe in realtà che fosse uno stimolo, poi, dicevamo poco fa mentre entravamo, per dire, cerchiamo di capire dalle persone, dagli stimoli che diamo noi, quello che può essere utile da approfondire, stasera, oltre a partecipare alla riunione di oggi, alla conversazione di oggi, all'incontro di oggi, anche darci gli stimoli ulteriori. A me piacerebbe dire quello che mi arriva, ditecelo senza problemi, che sia al sindaco, un assessore, che sia alle persone, ai medici che lavorano qui dentro, per far partire dei filoni nuovi di approfondimento. Lo dico davvero con la massima disponibilità che possiamo mettere in campo. Noi un po' di stimoli li diamo, pensiamo interessanti come quello di stasera, ma la Casa delle Comunità, la vera differenza delle case di comunità, sta proprio nel fatto che non sono i nuovi ambulatori dei medici che vengono qui e si salutano o bevono magari caffè insieme ogni 2 o 3 ore di lavoro. Non è quello, ovviamente. È il lavorare insieme, lavorare a fianco, far transitare le informazioni meglio possibile, lo dicevamo prima, lavorare insieme ai nostri servizi sociali. Dietro di noi ci sono anche i servizi sociali del comune, socio, sanitari a tutti gli effetti, erogare più servizi, di più qualità, certamente. Ma il vero step ulteriore è nella gestione delle case della comunità. Ci eravamo detti in quella giornata inaugurale di arrivare al punto in cui non ci fosse, mi sarà consentito, solo il protagonismo giusto, corretto dell'ASL, ma anche insieme a noi il protagonismo di una comunità che arriva a confrontarsi anche fuori dagli orari di lavoro rispetto a temi che sono la prevenzione, che sono la salute, che sono i temi che riguardano la nostra comunità, anche al di là di quello che può essere un cerchio che mediamente viene, diciamo così, circoscritto rispetto alla normalità, alla tradizionalità. E quindi, insomma, vi chiediamo anche questo, di darci degli stimoli ulteriori per capire cosa vogliamo approfondire e noi saremo contenti di dire sì a tutte le
richieste di approfondimento che ci perverranno. Io in realtà non mi dilungo oltre, mi ero presentato perché proprio in questi giorni stavo leggendo un interessante articolo di un giornalista dell'Atlantico, quindi dall'altra parte, un po' più distante da noi, dall'altra parte dell'oceano, che forniva alcuni spunti interessanti proprio su social network, social media, tendenze di social network, di social media, pericolosità e opportunità di questi strumenti. E, insomma, una riflessione velocissima, si chiedeva qual era la discriminante, qual era il punto in cui da grande opportunità ha cominciato a diventare anche grande problema. E allora partiva da una questione semantica. Social network da una parte, social media dall'altra. Noi probabilmente li usiamo come se fossero la stessa cosa, ma in realtà non è così, neanche dal punto di vista semantico delle parole. Social network, social networking, al gerundio, persone, generare reti, seppure, quindi stimolare in realtà la relazione. Social media, quando avviene la trasformazione di social media, diventa creazione di contenuto, branding, pubblicità, avere una relazione, ma è promuovere se stessi al mondo. Da quello diventa anche la portata di tipo economico, commerciale, su network, ma in social media. Pensare che la mia voce debba sempre contare, tanto come la voce del grande virologo, se parlo di vaccini, deve avere la stessa mia voce perché siamo sulla stessa piattaforma, il nostro peso è uguale, quindi questa grande illusione di poter contare uguale, la voce deve essere ascoltata tanto quanto, e quindi inevitabilmente anche di generare dei piccoli grandi mostri da questo punto di vista, con impressioni che sono totalmente sbagliate in realtà dal mondo reale, sono totalmente sproporzionate dal mondo reale. Era un articolo, credo, molto interessante, che poteva essere uno dei piccoli spunti di riflessione in realtà con cui far partire la serata, e quindi grandi benefici, perché anche stasera qui siamo in tanti e vi ringrazio, diversi altri ci stanno seguendo da casa, quindi è anche positivo non demonizzare i canali, l'abbiamo visto anche durante la pandemia, se non ci fossero stati questi canali sarebbe stato un grosso, grosso, grosso problema ulteriore anche rispetto alla pandemia, ma contrariamente essere in grado di guidarle queste transizioni, guidarle per noi, guidarle come singoli cittadini, come utenti dei social network, ma anche come genitori, come dicevate prima, rispetto a una generazione, la generazione Z, che in realtà ha un paradigma completamente diverso dalle generazioni precedenti. Anche questa è una cosa da cui probabilmente partire. Gli occhiali qui, le altre generazioni, le generazioni precedenti a quella analizzano la realtà, sono occhiali completamente diversi dalla cosiddetta generazione Z, che sono dal 97 in poi, se proprio vogliamo essere precisi sulla definizione. Ecco allora che, e qui davvero chiudo, ci servono strumenti di conoscenza che solamente chi, i professionisti, alcuni sono qui con noi e li ringrazio davvero per essere venuti, ci possono dare strumenti per poter analizzare la realtà, per capirla e per guidare anche fenomeni di transizione che sono complessi e per definizione mutano molto rapidamente, come mutano gli strumenti di cui andremo a parlare anche questa sera. Quindi, insomma, grazie per la vostra numerosa presenza, grazie per gli interventi dei nostri professionisti e mi raccomando, forniteci spunti ulteriori, perché saremo contenti di accompagnarvi in quella che è la nuova avventura e le opportunità, soprattutto per la Casa della Comunità, la nuova Casa della Comunità, mette a disposizione a noi, alle nostre comunità e ai professionisti, che nuovamente ringrazio. Buona serata a tutti e a presto. Allora, le serate che abbiamo programmato sono 4. L'idea è quella di dare spazio ad ogni singola branca dei professionisti che lavora all'interno della comunità e non solo. Questa sera è la serata dedicata ai pediatri di libera scelta e quindi presenta la serata la dottoressa Rosaria Indaco, che è la loro rappresentante. Allora, io mi riallaccio a quello che diceva il sindaco, proprio perché noi parliamo dei nostri figli nati nel digitale. Se noi ci ricordiamo quando abbiamo iniziato a usare internet, per attaccarsi al modem ci volevano 10 minuti a orologio, purché forse non perdesse la connessione o tua mamma alzava il telefono ed era finita così. I nostri figli prendono un cellulare e sono già connessi. Dobbiamo distinguere ovviamente i rischi e i benefici in base anche alle fasce d'età.
oggi un bambino su quattro si addormenta con il cellulare, cioè la ninna nanna o la favola gliela racconta qualcuno su YouTube, tra i due e i tre anni. Quindi il genitore non si mette neanche a fare questo prima di addormentarlo. Mentre se passiamo nelle fasce di età un po' più grandi, quindi elementari, medie e superiori, questi bambini utilizzano il cellulare da soli, spesso sono nella loro camera col video e si connettono a qualsiasi cosa. Quindi se noi non siamo così sprovveduti e lasciamo un bambino per strada da solo senza insegnargli come attraversare la strada, fermarsi col semaforo rosso, rispettare le regole della strada, perché gli diamo un cellulare in mano che è come dargli una Ferrari e dirgli vai in autostrada da solo? Ecco che quindi i benefici che noi sentiremo dalla dottoressa Giubarelli sono legati sicuramente all'utilizzo che facciamo di queste tecnologie, perché i nostri figli non studiano più al 100% dai libri, utilizzano internet anche per acculturarsi. Mentre dall'altro lato i rischi che ci dirà l'avvocato sono legati a quelle cose che spesso noi genitori non conosciamo, sono delle cose di cui non ne sappiamo neanche il significato, parole come grooming. Chi è che conosce il significato della parola grooming? È l'adescamento su internet, a cui i nostri figli possono essere esposti in qualsiasi momento, perché chiunque può contattare un bambino su internet e adescarlo, ok? Quindi noi non possiamo non conoscere queste cose nel 2023, se vogliamo che i nostri figli possano vivere il digitale in modo molto sereno. Dobbiamo prenderci la responsabilità di dare ai nostri figli degli strumenti, parlare con loro. È inutile dire sta delle ore su internet, sul cellulare, davanti al computer. Lui ci starà, avrà un lavoro che probabilmente 6 persone su 10 lavoreranno solo con un computer nel futuro. Gli artigiani stanno morendo, non c'è più nessuno che usa le mani. Però se abbiamo dato degli strumenti validi ai nostri figli, sapranno anche discriminare quando fermarsi e chiedere aiuto, perché noi dobbiamo insegnare ai nostri figli a chiedere aiuto quando si trovano davanti un'immagine che fa paura, un'immagine strana, perché un bambino che vede un video su YouTube, all'improvviso gli può comparire una scena anche un po' hard, persone nude, una pubblicità che lo scandalizza. Perché un bambino di 3 anni deve vedere una persona nuda che non sia un genitore, ma lo deve vedere in una pubblicità? E anche questo è un danno che possiamo fare a un bambino, ok? Quindi, l'altra cosa, come spunto, che poi dopo ne possiamo chiacchierare, è la web reputation. Noi ci dobbiamo mettere in testa che la reputazione non è solo quella che ci facevamo nel paese, ah, quello è un bravo ragazzo, quella è una brava ragazza, sapendo che cosa faceva. Adesso su internet noi mettiamo qualsiasi nostro dato, foto, siamo stati in vacanza, abbiamo mangiato qui, abbiamo fatto quello. Quando poi mettiamo le foto dei nostri figli, stiamo creando una reputazione per il loro futuro, perché quella roba rimane per sempre nel digitale. Chiediamoci, mio figlio sarà contento tra 20 anni la foto di quando aveva i calzini in testa verdi e lo dipinto di giallo? Forse quella foto potrebbe essere usata per non dargli un lavoro, come è successo ad alcune persone. Oppure, se io posto questa foto, una foto intima, vale la pena postarla? E ancora, se io posto questa foto, qualcuno può rubare questa foto e usarla contro mio figlio o in siti dove non è sicuro che mio figlio ci stia? Quindi queste sono le domande, le sfide che ci vengono richieste come genitori con i figli digitali. Allora, passiamo la parola al professore. Grazie per l'invito, molto gradito. Grazie all'assessore Paganelli, grazie al sindaco, al comune di Castellarano, davvero per la lungimiranza e, devo dire, così, la brillantezza, insomma, con cui portano avanti questi programmi, e alla dottoressa Indaco sicuramente che ci ha invitato direttamente e personalmente. Allora, permettetemi una premessa che ricorda un po' le scuole, ma necessaria e doverosa per il mio intervento. Allora, tutti sapete, forse avete sentito parlare dei neuroni e delle sinapsi. I neuroni sono le cellule del nostro sistema nervoso, quindi le cellule, per farla semplice, del cervello, e le sinapsi sono le reti attraverso le quali i nostri neuroni si collegano. Di fatto le
nostro cervello è fatto di queste reti che via via si creano nell'arco della nostra vita, a partire da quando siamo piccoli. Tutto quello che apprendiamo, tutti gli stimoli che abbiamo, tutto quello che vediamo e facciamo nella nostra vita contribuisce a creare queste reti. Quindi in qualche modo noi creiamo il nostro cervello in base a quello che viviamo. Quindi se quando io ho iniziato a studiare, mi ricordo anche all'elementare, la maestra diceva le uniche cellule del corpo umano che non si rinnovano, che sono sempre uguali, che restano in numero uguale dalla vita alla morte, nel frattempo le cose sono cambiate, le neuroscienze si sono evolute tantissimo, si è scoperto che noi sono invece cellule molto vivaci, molto plastiche, che si muovono continuamente e per tutta la vita possono continuare a creare e modificare le reti. Tanto che, ad esempio, anche la psicoterapia, quindi vado da uno psicologo e faccio psicoterapia, se fatta bene, regolarmente, crea dei nuovi apprendimenti, cioè delle nuove reti neuronali. Addirittura la psicoterapia, il colloquio, ha un effetto plastico sul cervello, per dirvi la potenza del nostro cervello e per dirvi quanto è importante, ad esempio per tutti noi che siamo genitori, educatori, eccetera, come trattiamo anche il cervello dei nostri bambini, no? Come, che letture del mondo diamo e offriamo al cervello dei nostri bambini. Quindi, sicuramente adesso è acclarato che esiste una neuroplasticità. La neuroplasticità è la base dell'apprendimento. Voi sapete, li nomino perché sono stati scoperti a Parma, quindi come non nominare i neuroni a specchio, del professor Rizzolatti, che appunto ha scoperto che i bambini piccoli imparano le cose osservando l'altra persona, l'adulto, no? Ed è così che imparano poi a leggere e a interpretare il mondo. Quindi, dico perché è la cornice da tenere presente in tutti i discorsi di stasera. Quanto noi stimoliamo il cervello e cosa gli offriamo determinerà in parte la personalità che saremo. In parte, perché in parte c'è ovviamente un temperamento anche innato, una predisposizione biologica. Però l'ambiente fa tanto. E il modo in cui usiamo il cervello creerà quindi il nostro cervello da adulti. Questo significa che anche quando la cultura, la società in cui siamo immersi cambia il modo in cui noi impegniamo il nostro cervello. Quindi si creano cervelli differenti. Secondo me, non so come faremo a averne le prove, ma secondo me è innegabile che i cervelli di bambini, no? Fra una generazione o due saranno cervelli completamente diversi e funzionanti in modo molto diverso rispetto ai cervelli di due generazioni fa. Questo un pochino lo vediamo e le pediatre in sala me lo confermeranno, no? Diciamo, mamma mia, i bambini di adesso come sono poco attenti, no? Che livello elevato di distrazione, i tempi di attenzione sono ridotti, di generazione in generazione si riducono i tempi di concentrazione, ma questo lo vediamo. E sembra proprio esserci quasi un funzionamento diverso a livello cerebrale, questa è la sensazione. Perché insomma, se i cervelli vengono usati in maniera molto diversa, fin da piccoli, tecnologie digitali e quant'altro, creiamo un cervello diverso, si creano reti neuronali e la neuroplasticità orienta in questo modo. Quindi, sicuramente i media, le tecnologie digitali, creeranno un cervello che tende ad affrontare più argomenti in maniera molto veloce, passando facilmente da un argomento all'altro, da un link all'altro, forse in maniera un pochino più superficiale. Quindi sicuramente sono ragazzini, quelli di oggi, molto veloci, che hanno anche capacità visuospaziali percettive migliori, no? Il cosiddetto multitasking, sono bravi a fare tante cose contemporaneamente. Certo che non possiamo negare che si riduce un pochino la capacità forse di libera associazione, di elaborazione, di tutto quello che noi costruiamo su un argomento che abbiamo in testa, no? Di metacognizione, cioè la capacità di ragionare su un argomento. Quindi io prendo lo spunto, leggo, colgo, ma poi devo metterci delle mie capacità metacognitive, devo ragionarci sopra, devo fare dei collegamenti con quello che so già, con quello che ho vissuto, è questo che poi crea il pensiero complesso, che crea l'esperienza. E solo se ci occupiamo in maniera più approfondita e intensiva di un dato, lo memorizziamo veramente. Altrimenti resta un po' tutto sulla superficie.
Questo vuol dire che la disponibilità immediata che abbiamo con internet, con tutto, non aiuta le funzioni cognitive? Non le aiuta se non sono state sviluppate prima. Se invece prima sono state sviluppate, le aiuta e alla grande, ok? Quindi questo è poi un po' il nucleo di tutto il mio discorso. I media e le tecnologie digitali hanno potenzialità enorme, lo diremo tutta la sera, non possono sostituire tutto un lavoro di sviluppo cerebrale, di educazione, lo vedremo, e come dire, di capacità che si creano all'interno di un contesto educativo e di crescita. Quando questo lavoro viene fatto bene, viene fatto dagli adulti che stanno attorno ai ragazzi, dopo ben vengano le tecnologie che assolutamente potenziano le nostre funzioni cognitive. Quindi, per darvi sempre ultima slide, come dire, della cornice iniziale, se questo è il cervello, il nostro cervello in crescita, voi vedete dai 5 anni ai 20 anni, le parti blu sono le parti giunte, diciamo, a piena maturazione. Quindi, a 5 anni è un cervello assolutamente immaturo, via via, verso i 20 anni, il cervello arriva alla sua piena maturazione, dove queste parti mature sono, a caso, le parti corticali, cioè la parte più esterna del cervello, che di fatto è quella delle funzioni cognitive superiori, che ci permette della riflessione, che ci permette di inibire e controllare gli istinti, ci permette di regolare le emozioni. Le parti sottostanti, invece, che sono più colorate all'inizio, sono le parti, come dire, quelle proprio degli impulsi, degli istinti. Quindi capiamo anche su una base biologica come i bambini, ma anche i ragazzi fino a 16 anni, 15-16 anni, non hanno proprio la corteccia cerebrale sviluppata, che è quella che gli permette di mettere un freno a un impulso, che gli permette di fare due riflessioni invece che una, che gli permette di seguire il principio, come dire, del dovere invece che il principio del piacere. Cioè, è un lavoro che va costruito e che va allenato. E c'è chi parla di cervello emotivo e di cervello cognitivo, no? Quindi sicuramente se noi diamo i videogiochi o i social media in mano a un ragazzo di 10 anni, come dicevamo prima, ma quello ci sta delle ore, cioè non è che il suo cervello gli dice qualcosa di diverso, sta a noi regolare, educare, allenare il cervello cognitivo, quindi fornendo, come dire, spunti, non rinunciando al fatto che legga dei libri, non rinunciando a tutta una serie di cose che rappresentano l'allenamento del cervello cognitivo. E su questo, qual è il compito dell'adulto? Quindi quello di aiutare il ragazzo a comprendere il mondo. E ho scritto così, comprendere, prendere con, perché cos'è che aiuta tantissimo lo sviluppo del cervello? Il lavoro cognitivo sì, ma questo lavoro cognitivo è tanto più efficace quanto in età precoce, diciamo, viene fatto anche con il corpo. Il nostro cervello è fatto in modo tale che un'esperienza o un apprendimento che integra, che viene fatto sia a livello cognitivo che a livello motorio, funziona di più, crea una rete neuronale più stretta, più integrata, tutto viene memorizzato. Quindi perché in prima elementare è bene imparare a scrivere le lettere con la matita e non solo sulla tastiera del computer? Perché se io faccio il movimento della lettera con la mano, tutte le aree del mio cervello, motoria, cognitiva, visiva, eccetera, si integrano, si crea una rete ben stretta e la lettera la imparo. Se i bambini imparassero solo a schiacciare la lettera sulla tastiera, la imparerebbero molto peggio. Molto più lentamente, non lo sappiamo in realtà, nessun bambino ancora l'ha imparata così, però sappiamo che è importante che ci sia una compartecipazione motoria, fisica, nelle età giuste dello sviluppo, perché si crei la rete neuronale giusta, integrata, e il dato venga appreso, imparato e memorizzato. Quindi perché i bambini piccoli devono giocare alla reperta, con i giochi, non solo stare davanti allo schermo. Tutte queste cose sono importantissime fino appunto a un'età in cui il cervello, come vedete, dopo è ben sviluppato, è ben maturo. E a quel punto, dopo lo vedremo, ben vengano le tecnologie digitali, che non sono il demonio, ma dobbiamo avere ben presente l'età a cui fare cose. Se le facciamo nelle età sbagliate,
arrestiamo lo sviluppo. Se non le facciamo, dopo lo vedremo anche dire, ah, a 20 anni no, non possiamo avere niente, arrestiamo lo sviluppo anche lì. Anche privare del tutto delle tecnologie digitali quando invece è un'età in cui queste ci permettono l'inserimento nel mondo è un arresto altrettanto importante dello sviluppo. Quindi le cose giuste alle età giuste. Ecco, appunto, quando il cervello è diventato maturo, quindi siamo diventati homo sapiens, siamo diventati adulti, eccetera, e possiamo integrare nella nostra esperienza il potenziamento derivante dai nuovi media. Perché? Perché a quel punto la tecnologia ci regala una capacità di immagazzinamento, di analisi di dati, di conoscenze ben più vasta del cervello umano, consentendoci quindi un accesso alla conoscenza. E questa si chiama saggezza digitale, ovvero io sono saggio digitalmente quando sono capace degli strumenti che ho a disposizione per prendere decisioni più sagge. Quindi parto dalla mia intuizione, capacità di giudizio, capacità di problem solving, i miei valori morali che ho costruito nella mia storia, nel mio sviluppo, nella mia storia di attaccamento, di crescita, eccetera, integro con tutte le potenzialità delle tecnologie digitali e arrivo a prendere la miglior decisione, arrivo ad avere il miglior parco di conoscenze possibile. Ho la saggezza digitale. Attenzione perché in futuro, forse non ancora oggi, non lo cogliamo ancora bene, ma in futuro la persona saggia che ha sviluppato mentre non ha accesso alla tecnologia o che rimane, come dire, ignorante rispetto alla tecnologia, non riuscirà ad accedere alle stesse potenzialità della persona meno saggia. Cioè, non so se mi spiego, in futuro la saggezza digitale sarà importante. Se io privo del domani questo, quando sarò di lavorare così, lo privo di una parte importante di saggezza nel mondo contemporaneo. Ok? Attenzione, cioè questo sarà fondamentale. Quindi non spaventiamoci perché questa è la realtà, ma se noi abbiamo allenato e creato il nostro cervello, accudito il nostro cervello fino ai 20 anni nel giusto modo, ci si spalanca semplicemente il mondo davanti. Quindi, i genitori di oggi rischiamo un po' di essere, e uso questa definizione di in un suo libro, e rischiamo di essere dinosauri, quando appunto guai alla tecnologia, mai poi mai neanche in futuro, rischiamo di essere ingenui, quando diamo l'iPhone, l'ultimo modello, in mano a un undicenne pensando che non succede niente. L'ideale sarebbe essere genitori di oggi per ragazzi di oggi. I genitori di oggi cosa devono sapere? Che la rete in sé non è né buona né cattiva, amplifica le voci delle persone che la rendono ciò che vogliono, i suoi lati negativi sono i lati negativi dell'umanità e i nostri figli metteranno in rete ciò che sono e ciò che l'educazione ricevuta permetterà loro. Non si creano automaticamente dei mostri. La nostra umanità viene messa in rete. Io credo, poi ci sono dei pericoli che dopo vi accenno e ci sono, però credo anche che davvero ognuno di noi metta in rete quello che è e lo vediamo anche noi adulti, sicuramente con qualche rischio in più di disinibizione, di impulsività, sicuramente. Però tutto sommato se l'educazione all'uomo, l'educazione dell'uomo è stata di un certo livello, non è che in rete compaiono improvvisamente mostri, ecco. Quindi, teoricamente, questo che ho detto lì sono le linee guida, non so se sono ancora valide anche per i pediatri, un po' anacronistiche, forse che fino ai 3 anni gli schermi sono vietati perché sfido chiunque. E, insomma, ci dovrebbe essere, diciamo così, una gradualità. Ci dovrebbe essere una gradualità. Ciò che conta è che ad ogni tappa corrisponda sempre un integrare le esperienze reali, quindi, ad esempio, i ragazzini si mettono d'accordo su WhatsApp o sui social per vedersi, organizzano, parlano, fanno benissimo. L'importante è che alla fine si vedano, cioè che alla fine veramente si incontrino a fare la partita a calcio. Ne parlino anche per 3 giorni su una chat, ma poi la facciano. Se invece non arriva mai l'esperienza reale, ecco, quello un pochino è un problema. Se avviene, benissimo. È tutto molto facilitato. Pensate a tutti i ragazzini magari più ansiosi, più evitanti, più ritirati,
che riescono invece in questo modo a mettersi d'accordo anche loro, a entrare in contatto, a comunicare e poi alla fine ci vanno magari veramente perché, a fare la partita, perché il ghiaccio si è anche un po' rotto. Quindi se dopo arriva l'esperienza reale, benissimo. Sviluppare le abilità comunicative nella realtà perché lo stesso stile di comunicazione che abbiamo insegnato venga poi utilizzato dai ragazzini in rete. Un linguaggio in italiano è corretto perché la nostra lingua è bellissima in italiano e anche quando scrivi un WhatsApp si scrive in italiano corretto. Ad esempio io questo a mia figlia lo insegno sempre e sono molto orgogliosa che i suoi messaggi siano in italiano corretto, ad esempio. Cioè insegniamo a comunicare e manteniamo sempre dei momenti e degli spazi liberi in famiglia. Non apro tutta la parentesi che noi genitori siamo i primi modelli se usiamo il cellulare a tavola, sapete benissimo, e dimostrare le conseguenze degli atti in rete, questo lascerò l'argomento all'avvocato, quindi di fatto un accompagnamento. Ecco, oggi si dice che siamo un po' nel tempo degli avatar, non so se avete sentito parlare del modello della mamma avatar che è stato creato, pensato da questi due autori, poi ripreso da tantissimi psichiatri. E secondo me è significativo e io mi ci riconosco molto. Di fatto consiste in questo: la mamma di oggi giustamente ha dei figli, si sente responsabile della loro crescita, del loro accudimento, ma sente anche le spinte, come dire, narcisistiche, ma in senso buono, della società che la spinge ad avere un impegno, un lavoro, un soddisfacimento professionale, aree private. La società ci dice che è importante avere del tempo per noi stessi. Come fa la mamma di oggi a conciliare queste due istanze senza sentirsi in colpa e allo stesso tempo senza rinunciare a se stessa? Diventa la mamma avatar, cioè fisicamente magari al lavoro, distante, con tanti impegni, ma sempre presente nella vita dei propri figli grazie al cellulare, alle connessioni, all'organizzare tutto perché è inserita in tutte le chat della classe, dello sport, quindi ha tutto sotto controllo. Quindi diventa una mamma che in qualche modo, grazie alle connessioni, trova una soluzione compensatoria, a volte super compensatoria, anche fin troppo, che risponde ai propri bisogni e mitiga le proprie angosce. Quindi i ragazzi anche di oggi, i cosiddetti adolescenti navigati, usano un po' questo concetto dell'avatar, no? Uso le connessioni, uso il mio modo di rapportarmi, di essere, per in qualche modo rispondere ai miei bisogni, mitigare le mie angosce, perché poi vedremo che sono parti di sé in qualche modo, quindi, diventano adolescenti avatar. Altro, gli adolescenti di oggi vengono cresciuti tendenzialmente da genitori molto preparati, cioè i genitori di oggi sono mediamente attenti agli aspetti emotivi, consapevoli, e quindi qual è lo stile educativo che creano di fatto, che crea la nostra società? È uno stile educativo volto a ridurre le frustrazioni, perché siamo consapevolissimi dei traumi, di quello che possono soffrire, tutte le frustrazioni. Potenziare le loro abilità, capacità, talenti, devono diventare, ma anche in senso buono, però di fatto questo stile educativo crea negli adolescenti una sensibilità estrema al tema della vergogna, cioè che diventa l'emozione centrale dei nostri adolescenti, perché li abbiamo un po' protetti da tutte le frustrazioni, devono potenziare le proprie abilità, talenti, metterli a frutto, eccetera. Si trovano un po' schiacciati tra tutte queste richieste e la sensazione è: sarò all'altezza, ci riuscirò, riuscirò a far fronte a tutte le prestazioni, non ci riuscirò e quindi mi vergogno. Mentre nelle generazioni precedenti l'emozione c'è la colpa, no? Cioè tutti noi credo più o meno siamo cresciuti un po' con la colpa come idea, come senso di colpa se non faccio, invece oggi hanno la vergogna se non riescono. Di conseguenza anche i loro movimenti sono tutti attorno al proteggersi dalla vergogna del fallimento, dalla vergogna di non essere all'altezza, dalla vergogna di non riuscire, di non essere come gli altri, di non essere secondo i canoni. Tutti i loro movimenti sono legati a questo e tutti i social cadono a pennello per proteggere dalla vergogna, per esporre solo quello che voglio, per non far vedere le parti di me più fragili.
E quindi la rete diventa un po' questa terza famiglia, oltre quella biologica, oltre quella sociale, che diventa un luogo di incontro e di relazioni in cui ci si gioca un po' il proprio avatar, una protesi di identità. Di conseguenza, cosa permette? Permette di presentarsi al mondo come se, cioè mi gioco solo le parti che ritengo migliori di me, mi proteggo dalla frustrazione perché mi espongo solo piano piano e nel modo che voglio e nel modo che dico, e in questo modo sperimento piano piano la mia identità. Ha anche un valore positivo. Cioè, lo dico proprio perché permette per certi versi ai ragazzini di giocarsi, di sperimentare la propria identità esponendosi piano piano, magari esponendo un pezzettino di sé, vedendo che effetto fa agli altri. Ha anche un valore positivo. Non è solo male il fatto che si relazioni in questo modo. Se usato bene è una buona palestra che allora proteggersi da quella paura estrema della vergogna e dell'esposizione, e che alla fine è funzionale. Sempre l'importante è che non si blocchi lì, non si fermi lì, ma che sia il trampolino di lancio per dargli un pochino più di sicurezza e permettergli poi di vedere che non c'è niente di vergognoso, che tutto sommato possono e sono capaci di esporsi, di dirla loro, e quindi dopo di esporsi anche nella vita reale. Se fatta così, secondo me ha quasi solo dei vantaggi. Oltre al fatto di essere costantemente connessi alle persone significative, questo lo vediamo anche noi. Va via un amico, è lontano, conosco uno dall'altra parte del mondo, insomma tutti questi vantaggi sono evidenti. Se poi dessimo la parola ai nostri figli, ai nostri ragazzi, sì, cosa ci direbbero? Quando noi ripetiamo per l'ennesima volta metti via quel tablet, metti via quel cellulare, loro secondo me ci direbbero: ma guarda che non è che impedisce la conversazione, può anche fornire argomenti, si possono condividere informazioni, libri, musica, argomenti, canzoni. È ovvio che sta a noi adulti cercare di entrare in relazione anche attraverso questi mezzi, che a noi piacciono poco, noi verrebbe da dire metti via e facciamo altro, però la relazione con loro oggi passa attraverso quello, stiamo in relazione partendo da uno spunto che ci dà quello che stai guardando. E lì la nostra creatività può... E, è vero, sempre i nostri figli parlano, è vero, ci sono tanti stimoli, tante cose, passo da un argomento all'altro, ma proprio per questo spesso una scintilla può accendere una passione. E mio figlio Edoardo, che ha 8 anni, in lotta sempre con me per i video su YouTube, guarda gli youtuber che dopo ne parleremo, ogni tanto capita su un video che non aveva previsto e lì c'è il rischio del video malefico e do quello, ma ha anche scoperto che esistono dei bellissimi video sugli animali più strani della terra, i pesci più bizzarri del mare, le costruzioni dell'antichità, che per un maschio di 8 anni credo sia il top, l'estinzione dei dinosauri, e quindi effettivamente adesso guarda anche queste cose qua, cose che a cui non avrebbe mai avuto accesso senza la rete, senza questa curiosità che ha acceso una scintilla, per cui dopo aver visto un documentario è andato a prendere il libro di storia ed è andato avanti un pochino a leggere l'evoluzione degli uomini. Davvero tutto partito, cioè contro ogni mia previsione, da YouTube. Oltre che, cosa ci possono dire? Ci potrebbero dire, guardate cosa è successo nel mondo grazie a tanti giovani e tante persone che si sono messe in rete, no? Le battaglie per l'ambiente, partite da una ragazzina, la sensibilizzazione per temi come la salute mentale, diritti lavorativi, diritti umani, anche in certe parti del mondo, tutte cose permesse grazie a te. È ovvio che perché questo avvenga, torno sempre sul punto. Devono essere ragazzi in cui abbiamo coltivato il desiderio. Cioè, perché questo possa avvenire e la tecnologia digitale possa dare anche una piena risposta, possa davvero allargargli il mondo, noi dobbiamo aver creato o provato a, come dire, a proteggere, a tutelare in loro il desiderio. La curiosità, la passione, questo credo che sia il grande tema dei ragazzi d'oggi, avere ancora qualcosa da desiderare, avere qualcosa che non è dato, che devono raggiungere.
Io adesso qua su questo potrei aprire una grande parentesi, ma è innegabile che da 2 anni stiamo assistendo a una grande pandemia e salute mentale tra i giovanissimi. Io sono psichiatra di adulti a Reggio Emilia e poi abbiamo cominciato nell'ultimo anno a essere chiamati ininterrottamente pronto soccorso per accessi dai 15 anni in su, diciamo, e con problemi molto seri, insomma, dall'autolesionismo a tante manifestazioni, ai disturbi alimentari, un po' di uso di sostanze, eccetera. E tanti, quando vai, insomma, a parlare così, ti dicono: ma per me non ha senso niente, per me che senso ha vivere? Cioè, si coglie quasi l'assenza di desiderio. Ora, io non so dirvi perché, nel senso che stiamo osservando il fenomeno e spero che fra qualche anno potremo fare delle letture, però intuisco che così, la tutela del desiderio e della passione nei ragazzi è fondamentale al giorno d'oggi. Se riusciamo a farlo, dopo le tecnologie digitali ci aiutano solo, secondo me. Il sapere è gratuito, quindi sicuramente le ricerche, appunto, che possono fare a scuola, le discussioni sui loro libri preferiti, alla ricerca di notizie su Wikipedia, insomma, di tutto e di più. E anche gli youtuber, che a me viene sempre da dire: cosa continui a guardare quello sciocco lì? Cioè, questa è la mia frase rituale, perché guardi quello sciocco lì? Però per loro sono persone in gamba che si occupano di temi che a loro interessano, che amano, sono divertenti, sono persone che sono riuscite a fare un lavoro a partire da queste passioni, che guadagnano anche dei soldi, sono sicuramente valide. Interroghiamoci sul perché, cerchiamo di cogliere qual è il valore che loro danno a queste persone. E a volte magari sono anche costruttive, non sono solo sciocchezze. Una parola sui videogiochi. Allora, anche qui sicuramente è solo nel giocare che l'individuo, sia bambino che adulto, è in grado di essere creativo e di fare uso della sua intera personalità. E quindi il gioco è davvero centrale nell'essere umano. Anche lì a noi verrebbe da dire: come bello in persona, di società, eccetera, bene, ed è bene che ci sia, ma per loro, per i ragazzi d'oggi, anche il videogioco è a pieno diritto un gioco come gli altri. Non possiamo far finta che non esista. Vediamo nel positivo: bene se giocano insieme, se in rete, se comunicano anche attraverso il videogioco. Ci sono magari ritirati che, da dire, meglio quello che niente, non parlerebbero con nessuno, non vedrebbero nessuno, magari attraverso il videogioco invece un po' di relazioni le creano. A volte rappresentano spunti per un mondo immaginifico. C'è questo craft che gira in casa mia, che effettivamente, osservandolo bene, ha un suo perché. Cioè, è tutto un mondo di costruzione di ambienti che può dare il via anche ad aspetti davvero validi, no? di creazione di mondi fantastici, per creare dei video, insomma, neanche chiuso il videogioco, rappresenta uno stimolo per la fantasia, non è tutto da buttare. Ecco, poi sono andata di recente ad una conferenza di Alberto Pellai, che io amo molto, e lui ha detto: voi dovete fare così, quando vostro figlio, che perché è il pieno cervello emotivo, non spegnerà mai il videogioco, mai, anche se glielo dite 5 volte, è inutile, mettete un timer, concordate con lui quando è lucido, quindi prima che accenda il videogioco, quando è lucido, concordate il tempo, 20 minuti, va bene, a 20 minuti mettete un timer che suonerà una sveglia. A quel punto voi direte: metti via, e lui dirà: no, assolutamente, ancora un po', sta per finire, manca solo 10 minuti. Quindi non l'avrete mai vinta in questo modo. Voi dovete aver concordato quando è lucido cosa voi siete autorizzati a fare nel momento in cui il timer suona. Bene, quando il timer suona tu non mi risponderai, ma io sono autorizzato a staccare la spina, chiudere il computer, perché si concorda prima. Il timer suona, io adulto ho già, lui lo sa, sotto sa, siamo autorizzati a staccare la spina. Boh, cioè non si entra in una contrattazione, dopo lui rischierà nel suo cervello cognitivo di prima che
questo era l'accordo, coerente e leale. Questa è la strategia. Allora, questo in realtà lo lascio poi all'avvocato, nel senso che se in questo accompagnamento, ovviamente, cosa va detto? Scrivi solo ciò che vorresti fosse letto da tutti, senza imbarazzo e preoccupazione, altrimenti non lo scrivere. Pensa all'effetto delle parole, se sospetti che possa far male, attenti, tutto rimane, non esiste animato qua, là, per dopo. Quando non dobbiamo ragionevolmente preoccuparci, tutti i nostri ragazzi, credo, usano abbondantemente videogiochi, videotecnologie, eccetera, continuano a studiare, continuano ad andare mediamente bene a scuola, continuano a impegnarsi, coltivano uno o più passioni, hanno rapporti di amicizia con i loro pari, praticano uno sport, va bene, fanno questo, ok, quando sono a casa dopo guarderanno 2 ore, non lo so, di videogiochi, di video, fa parte della loro vita, cioè cerchiamo di lasciarglieli e di gestirli insieme a loro. L'importante è che abbiamo allenato il cervello, quindi abituati ad usare l'autoriflessività, l'empatia, il pensiero critico e complesso, la cooperazione, quindi c'è un evento sulla chat, che non so, in classe, che crea un po' di malumore, si prende, si legge insieme, ma tu cosa ne pensi? Ma secondo te le parole di questo ragazzo cosa hanno indotto nell'altro che dopo ha risposto così? No? Cioè noi dobbiamo fare continuamente un lavoro di allenamento e di metacognizione ai nostri figli. Se noi li alleniamo a questo, secondo me siamo tranquilli, mediamente tranquilli. Quindi sempre questo lavoro. Esce una notizia di cronaca, ragazzina che si è suicidata perché è stata bullizzata. Bene, prendiamo, parliamo insieme. Tu cosa avresti fatto? Che emozioni hai vissuto? Qualcosa di simile? Pensi che tutto un lavoro di alfabetizzazione emotiva. Siamo noi che diamo, in parte, aiutiamo i ragazzi a strutturare una lettura del mondo, a dargli un'alfabetizzazione emotiva. Se uno ti fa così, tu cosa provi? Come chiameresti l'emozione? Cosa faresti? Lo diresti a qualcuno? Come ti comporteresti? Non abbiamo paura anche a tirar fuori temi scottanti che derivano da tutto questo mondo e analizzarli insieme così. Gli stiamo fornendo gli strumenti. Perché domani avranno un cellulare in mano, e noi non ci saremo sempre, quindi l'unica cosa che possiamo fare è dargli il più possibile degli strumenti prima, perché loro abbiano sempre queste capacità di empatia, di riflessività, di pensiero critico e di lettura emotiva. Quando allora dobbiamo preoccuparci? Beh, sicuramente un po' se inizia il ritiro sociale, quindi se effettivamente tutto inizia e finisce online, non c'è più l'integrazione con il reale. Se non studia, abbandona la scuola, molla lo sport, molla le passioni, non esce più, passa troppo tempo solo davanti ai dispositivi, sempre tenendo presente che la sfida con il virtuale si vince anche nel reale. Insomma, i due mondi vanno sempre integrati. Per finire, allora, una parola sola sul sexting, che verrà ripreso dall'avvocato. Tutto quello che ha a disposizione del proprio corpo sessuale, eccetera, in rete. Allora, anche questo nasce da un bisogno parafisiologico in epoca digitale. Cioè, il bisogno di esporsi un po', vedere come risponde l'altro, vedere che effetto faccio se faccio così, vedere che effetto faccio se mi metto la minigonna. Cioè, cose che esistono da sempre, in epoca digitale, quindi fatte online. Quindi, da un lato, permettono la sperimentazione, senza neanche troppo esporsi, quindi per certi versi, paradossalmente, anche con qualche rischio in meno. Cioè, se io dico questa frase, lancio lì quella frase, quella parola al mio amico sulla chat, vediamo cosa mi risponde, se un po' di sperimentazione ci sta. Ovvio che anche lì devi sapere bene qual è il confine, quindi devi sapere che a seconda di quello che fai, se superi il confine, e diciamo chiaramente qual è il confine, mettere foto, ce lo spieghiamo proprio, perché? Perché può essere un autogol, ti si ritorce contro, puoi essere preso in giro, puoi alimentare pregiudizi, in futuro nulla si cancella, può essere un reato a seconda di quello che fai, spieghiamo bene. E soprattutto anche lì, senza essere troppo spaventati,
come dire, coltiviamo prima la personalità. Se abbiamo una ragazzina, no? Il rischio adesso è che metta la foto così un po' svestita, che le chiede il ragazzino che le piace. E dire, ma secondo te quali competenze può importante avere nella vita? Cioè, se tu che tipo di persona vorresti essere? Per cosa vorresti essere valutata anche da un ragazzino che ti piace? Perché sei bella e quindi in costume sei carina, o ti piacerebbe anche essere amata perché sei intelligente, perché sei simpatica, perché hai delle doti artistiche, creative? Cioè, sviluppiamo questo pensiero. Io non so se sono troppo ottimista, ma secondo me è l'unico strumento che abbiamo, cioè sviluppare nei nostri figli questo tipo di pensiero. E dopo si autoregoleranno da sole, non potremo essere tutta la vita a controllare se hanno messo o no la foto nudi. Cioè, bisogna che sviluppiamo prima, ma tu nella vita, ma per che cosa vuoi essere amata? Ma che cosa pensi che ti determini come persona? Con un occhio di attenzione reale a quello che dicevamo prima, ai contenuti inappropriati. Perché? Perché se mentre giriamo effettivamente su YouTube arriva o la foto pornografica o la foto violenta, se il bambino è di un'età in cui davvero il cervello non è pronto, si crea un effetto traumatico. Ci sono certe immagini assolutamente inappropriate che loro non hanno la codifica, come dire, no? Per leggerle, per comprendere, che si ficcano un po' lì a livello subcorticale e restano lì, cioè diventano qualcosa anche di un po' di ossessivo. Leggevo un sacco di casi, insomma, anche di psicoterapeuti, di bambini magari che vanno, cominciano mal di testa, ma malesseri fisici vari, eccetera, salta fuori che hanno visto questa foto che gli si è rimasta in mente in maniera ossessiva, ci continuano a pensare, magari una foto a contenuto appunto magari inadeguato sul piano fisico, pornografico, eccetera, sentono la botta un po' ormonale, non hanno idea di cosa sia, non sono pronti, il corpo non è pronto, è un terremoto, insomma. Quindi ecco, io su questo invece sono abbastanza rigida, nel senso che secondo me bisogna stare davvero attenti fino a una certa età che non incappino in cose di questo tipo, che possono portare un pochino di conseguenze, in effetti. Ok, così concludo, ho dato un po' di stimoli, poi volentieri, se dopo c'è occasione di confrontarci. Allora, grazie Cinzia, è stata una relazione molto interessante e penso da adito e spunto a numerosi commenti al termine qui anche della relazione dell'avvocato. Certo, la relazione genitore-figlio rimane sempre il fulcro centrale della crescita e quindi è davvero importante che siamo noi per primi a provare a capire che cosa e come poter stare vicino ai nostri figli in questo mondo così virtuale, così strano. E adesso passiamo con molto piacere all'avvocato, che ci racconterà tutti i rischi e tutte le ombre che ci si nascondono. Buonasera a tutti. Mi associo anch'io ai ringraziamenti per l'amministrazione comunale, il Comune di Castellarano, perché ha dimostrato attenzione a questo problema importante. L'altra faccia della medaglia. Così poi che mi svegliassi davvero. Mi sono svegliato alle 6. Prima di alzarmi ho chiesto per Siri di leggermi le notifiche arrivate durante la notte. Un messaggio su WhatsApp, uno su Telegram, uno su Facebook, due mail, l'avviso di consegna di un pacco, in arrivo un tweet. Poi ho chiesto infine ad Alexa di dirmi quanto ci avrei messo per andare al lavoro e, confortato dal poco traffico, mi sono fatto leggere i titoli della Repubblica e del Corriere. Sono passati solo 5 minuti della mia vita e ho condiviso con tantissimi soggetti, alcuni li conosco e alcuni che non conosco e non potrò mai conoscere, dati importanti della mia vita. Ho condiviso da loro quanto ho dormito, quanto e dove mi sono svegliato, dove sono diretto,
che giornali preferisco, quali generi di notizie preferisco, e anche quella mia musica preferita. Ma in realtà, come tutti sappiamo, ho condiviso con tutti i soggetti tantissime altre cose, perché grazie agli algoritmi, la famosa profilazione, mi hanno incasellato in un soggetto particolare. Se avessi voluto vivere in maniera consapevole questa mia vita, avrei dovuto leggere almeno quelle che sono le famose informative di ognuno di questi soggetti. Un uomo, sappiamo, che legge 250 parole al minuto. Leggere tutte queste informative, che sono fatte di 166.000 per ore, mi avrebbe impiegato circa 12 ore. Quindi nessuno di noi impiega 12 ore per leggere, almeno per avere una vita consapevole nei primi 5 minuti della nostra vita. E stiamo parlando solo dei primi 5 minuti. Noi durante la giornata siamo connessi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E la problematica più importante è che, come abbiamo detto anche stasera, a essere connessi non siamo solo gli adulti, ma date alla mano online un utente su 3 è un bambino. E buona parte di questi servizi che vengono offerti ai bambini non sono misurati, configurati, strutturati a misura di bambino, perché il bambino può accedere liberamente a questi strumenti. Se noi volessimo immaginare, paragonare internet a un grande parco giochi, e non è solo questo, pensiamo cosa succede quando un bambino sale su una giostra dove non è possibile salire, o perché è troppo piccolo, o perché è troppo piccolo, troppo basso di altezza. Quando lui riesce a salire su quella giostra, non possiamo fare più niente per evitare che lui incorra in determinati problemi o che rischia addirittura la vita. Quindi i bambini, ogni volta accedono a questi strumenti, pagano prima di tutto in dati, perché condividono con soggetti esterni date la loro vita, e rischiano anche ogni giorno rispetto a tutte le problematiche che devono affrontare. Quando leggiamo le famose informative, una battaglia che si fa a livello europeo è quella di costruirle in maniera molto più semplice, di farle capire ai bambini cosa affrontano quando scaricano un video su YouTube o quando condividono, quando si collegano a TikTok. Tutti quanti sappiamo che i nostri figli, infatti, quasi quotidianamente sono collegati a TikTok. Ma TikTok è sotto indagine sia delle autorità garanti europee sia delle autorità garanti degli Stati Uniti. Infatti, molti adulti non hanno nemmeno idea di quanti e quali servizi digitali usano i bambini sulla rete. Come si è detto che noi insegniamo ai nostri bimbi a utilizzare il casco quando escono sulla strada, dovremmo anche fargli capire, infatti, grazie anche a serate come questa, come infatti utilizzare nel modo più consapevole questi strumenti. Quindi, una prima problematica che abbiamo visto è che gli strumenti e internet, molti di questi strumenti, queste piattaforme, non sono disegnate, strutturate a misura del bambino. Però non è solo questo, internet. Pensiamo di stare bloccati in mezzo al traffico. Tutti quanti vorrebbero avere una macchina come questa, infatti, per superare il traffico, o addirittura, infatti, la famosa macchina di Hazard, del genere lì. O tutti quanti, il nostro internet, abbiamo desiderato di avere i famosi occhiali a raggi X. Quindi, tutte queste cose che ci semplificano la vita, noi, dove le troviamo concretamente? Le troviamo sulla rete, perché la rete oggi è molto veloce, addirittura infatti è fatta, ogni cosa è fatta per rendere al bambino la possibilità di accedere in modo più semplice. Pensate solo, se per condividere un contenuto, quando premiamo il tasto condivido, invece di premere una volta dovremmo premere 3 volte, imporrebbe a quella persona, anche al bambino e all'adulto, di pensare 3 volte prima di condividere quella cosa. Oppure, se per mettere un mi piace dovremmo aspettare 5 minuti, perché oggi facilmente mettiamo un mi piace senza capire almeno il post che abbiamo incontro. Oppure, se lo scrolling infinito non esistesse, su TikTok lì si scrolla sempre continuamente, si vede, e se invece dovessimo aspettare ogni volta per poter vedere un video, significherebbe fermarsi e pensare. Infatti, questa eccessiva velocità espone i minori a dei rischi. Ora, le affrontiamo in maniera molto velocemente, perché ci sono diversi rischi che affrontano i bambini. Il primo dei quali è il cyberbullismo.
il bullismo è sempre esistito. Il bullo, infatti, che perseguitava persone, infatti, più deboli, però in questo il bullo normale, quello che è esistito da anni, era limitato a persone che bene o male avevano delle problematiche che si sfogavano anche sugli altri. Il stato del bullismo è l'elevazione a potenza, perché in questo caso viene commesso da qualsiasi persona che si nasconde dietro questo schermo e approfitta infatti di questo scudo per perseguitare altre persone. Cioè, quello che non commetterebbero nella vita reale, lo commettono nella vita online. Alcuni infatti filosofi parlano di questa vita attuale, la definiscono come on life, cioè una vita sempre online. E i dati infatti ci dicono che circa il 19% dei ragazzi è stato testimone di episodi di bullismo. E a metà tra di loro, infatti, alcuni loro non hanno fatto nulla, sono stati soltanto semplici testimoni rispetto a questi episodi di bullismo. In questi ultimi anni, però, c'è stato un intervento molto importante di sviluppo. Da un punto di vista penale, tutti gli atti persecutori possono essere denunciati. La polizia postale esiste proprio per questo. Voi non pensate, infatti, che non si riesce a fare niente. Oggi è uno strumento molto importante che riescono sempre a individuare il soggetto che ha compiuto quei reati. E poi con questa legge, la legge 71 del 2017, si è fatto un notevole passo in avanti, perché si può chiedere alla piattaforma, che sia Facebook o YouTube, che ha pubblicato quel post, quel commento persecutorio, di toglierlo immediatamente. E nel caso in cui non venga eliminato quel post, si può fare ricorso all'autorità garante della privacy, che con un provvedimento d'urgenza impone alla piattaforma di cancellare quel post. Con questa legge poi si è data anche un ampio potere alla dirigente scolastica della scuola, che deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti, perché ogni genitore ha responsabile, c'è una responsabilità civile, si chiama responsabilità in educando, è responsabile dell'educazione che viene data anche ai figli, infatti. E per i soggetti che hanno meno di 14 anni, perché l'imputabilità, cioè il soggetto imputabile penale, dopo i 14 anni, però al di sotto dei 14 anni, il soggetto può essere chiamato dal questore che lo ammonisce. E questa è un'altra funzione molto importante che è stata introdotta a questa legge. Il grooming. Che cos'è il grooming? Il grooming, parole semplici, l'addescamento di minori, però si usa questa parola perché è molto importante. Grooming significa prendersi cura, perché il groomer, cioè l'addescatore, il primo contatto che fa, lo fa usando una tecnica che si chiama love bombing, cioè della bomba d'amore. Si cerca di farsi passare un amico, di addirittura di comprare anche dei servizi online per il minore, di conquistare la sua fiducia. Chi è il soggetto, l'obiettivo? Di solito, come ha detto anche la dottoressa Giubarelli, è un bambino che non è inserito in certi contesti. È abbandonato, lasciato solo dalla famiglia, non è inserito in comunità e trova una possibilità, uno sfogo in quelli che sono in questa attività online. E dov'è il terreno di caccia migliore per i groomer? Eccolo qui. Questa è una chat room di Fortnite. Non so se conoscete Fortnite, lo conoscete tutti. E grazie a queste chat rooms, che sono sia testuali che infatti dal vivo, il groomer infatti prende contatto. Perché la maggior parte delle denunce avviene proprio, infatti, il primo contatto grazie a queste chat rooms di videogiochi, dove non c'è un controllo, come ha detto la stessa Giubarelli, non c'è un limite, e si va anche oltre. Quello che pensa che il minore sia un amico, alla fine è un adulto che cerca, infatti, di perseguitarlo, di conquistare la sua fiducia. Questa attività di grooming è un reale. Ed è punibile infatti dall'articolo 609 invece del codice penale, da 1 a 3 anni. E la cosa più importante, si va a punire anche il mero adescamento. Cioè, il reato prevede anche qualsiasi atto volto a carpire la fiducia dei minori attraverso artifici, lusinghe o minacce. Possono essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altri mezzi di comunicazione. Cioè, anche se non si realizza in qualcosa di più concreto, più grave, anche il mero addescamento è perseguibile e configurabile come reato. Un altro aspetto molto importante è il sexting, cioè la condivisione di immagini esplicite sulla rete o tra amici. Questi sono i dati che arrivano a noi, infatti, sono stati raccolti nel 2018,
Però sicuramente dopo la pandemia c'è avuto anche un'esplosione ulteriore di questa condivisione dei dati e possiamo vedere che già tra i 15 e i 7 anni circa il 12% ha ricevuto messaggi sessuali negli ultimi dati che abbiamo raccolto. Qualche anno fa esisteva una pubblicità, un diamante per sempre. Uno potrebbe dire un post è per sempre, perché tutto quello che si condivide sulla rete, anche molte volte se io dico mando un messaggio a un gruppo privato, un gruppo ristretto, sulla rete niente è privato, perché poiché qualcosa di facilmente riproducibile, un'immagine, un testo, qualsiasi cosa infatti può essere prodotta e condivisa con l'altro. Anche con WhatsApp dove esistono messaggi che scadono facilmente, qualsiasi cosa infatti può essere addirittura fotografata con un altro cellulare, ripresa ulteriormente condivisa. Quindi tutto quello che si condivide sulla rete non diventa più privato, ma diventa pubblico. Anche questa attività è prevista dal codice penale ed è perseguibile. Infatti, l'articolo 600-ter prevede la reclusione da 6 a 12 anni. Chi è addirittura, infatti, il reato si consuma, infatti, anche quando è inviato in maniera consensuale al minore, perché molte volte un'eccezione che viene detta, ma lui sapeva infatti che era adulto e me l'ha mandato in maniera consensuale, anche in quel caso infatti è un reato perseguibile. E nel caso in cui sia addirittura un maggiorenne che invia immagini esplicite a un minorenne, in questo caso si configura un reato di violenza infatti sessuale. Andando ovviamente, perché il tempo è brutto. Quindi, cercando di arrivare a delle conclusioni, abbiamo visto che una prima problematica è che queste sette piattaforme non sono costruite, disegnate a misura di bambini. E quindi, grazie a questi impegni, grazie a questi incontri di questa sera, grazie agli impegni infatti di tante strutture, dobbiamo impegnarci al fine di fare in modo che questi strumenti siano sempre più commisurati, strutturati, disegnati a misura di bambini. Come ha detto anche la dottoressa, che dobbiamo educare anche i bambini a usare la rete, a usare in maniera consapevole e a dire anche che alcuni strumenti, alcune piattaforme non sono adatte alla loro età, perché senza li consegneremo infatti a un mercato aperto, come abbiamo visto a quel parco giochi, e dopo non riusciremo più a capire quali rischi o a trovare delle soluzioni. L'altro passaggio importante è quello di pensare mai come ora a un patto sociale tra famiglie, enti pubblici, strutture sanitarie che riescono a intercettare queste problematiche di cui ho parlato anche la mia dottoressa, essere antenne per capire in modo, per poter intervenire in modo migliore, perché solo così infatti riusciremo ad evitare conseguenze e progettare percorsi comuni di sensibilizzazione. Grazie. Allora, Avvocato Bove, grazie infinite. Ovviamente è un po' ascoltare queste cose, penso che accenda in ciascun genitore molti interrogativi. Io per prima mi sono sentita assolutamente inadeguata nel mio ruolo genitoriale, perché molti di questi giochi ancora non li conosco e quando finalmente li conoscerò probabilmente non saprò gestirli. Quindi davvero il patto sociale forse rappresenta un elemento, un'ancora di salvezza. È davvero difficile poter nella nostra quotidianità avere il tempo e il modo di dedicarci con tanta attenzione, assiduità e anche peculiarità alla ricerca, alla valutazione di quello che i nostri figli vedono, vivono all'interno del web. E per questo la prima domanda che mi sorge spontanea per lei è se secondo lei è corretto pensare anche a livello scolastico che possano esserci dei corsi di educazione anche all'adulto, al familiare, al nucleo che gestisce la crescita del bambino, per poter almeno scegliere quali sono gli ambiti di interessi all'interno dei quali il bambino può rimanere anche da solo e quali sono invece quegli ambiti in base anche alle fasce d'età a cui il bambino ancora non può accedere, perché internet è una giungla, è difficile per un genitore riuscire a selezionare i campi d'azione e quindi a capire dove davvero si crea una situazione di pericolo per il bambino. Ecco, la prima domanda è questa.
No, c'è un vecchio detto africano che dice che per crescere un bambino ci vuole una tribù intera. E mai come ora, infatti, rispetto alla nostra generazione, che è la generazione analogica, che si trova infatti anni luce rispetto alle conoscenze dei nostri figli, alle conoscenze digitali, è necessario anche noi prepararci, perché sono problematiche anche che noi non riusciamo a vedere. E quanto più, infatti, c'è una comunità, una rete di persone, perché, diciamocelo tutti, infatti, difficilmente i nostri figli parlano con noi le loro problematiche, ma se ne parlano anche con la pediatra, ne parlano infatti con la maestra, con la professoressa, o con la parrocchia, almeno c'è una rete di persone che riesce a capire, riesce a intercettare quelle problematiche, quei segnali quelle richieste d'aiuto in un certo senso, da un punto di vista. E poi come ora è necessario infatti formarsi anche su questi strumenti, cioè fare degli incontri formativi, parlare ancora come questo, ma parlare ancora in maniera più problematica che possono nascere. Oggi di questi giorni si parla tanto dell'intelligenza artificiale, non so se state parlando, perché sono stati pubblicati alcuni strumenti che sono utilissimi. Voi fate una domanda e vi sviluppa un tema italiano, vi dà una traduzione in inglese, però espongono anche a diverse problematiche, perché anche lì in quelle intelligenze artificiali molte volte non danno delle risposte giuste. Infatti se voi provate a scrivere 2 più 2, lei risponde 4, voi insistete che fa 5, alla fine si accetterà il valore come 5, perché non è qualcosa di concreto. Quindi è molto importante, infatti, avere sempre una, come ha detto anche la dottoressa, camminare insieme, paralleli, però non dimenticarsi del ruolo di genitore che noi svolgiamo. Apro volentieri le domande al pubblico. C'è qualcuno che ha qualcosa da chiedere? Una curiosità? Un interrogativo rimasto irrisolto? So che non è facile. Se volete. Altrimenti io sono rimasta anche incuriosita dalla casistica clinica che è cambiata nella ASL di Reggio Emilia, ma penso in tutte le realtà ospedaliere nelle quali esiste un servizio psichiatrico e quindi si possono gestire le affluenze di ragazzi a questo punto molto giovani con disturbi di carattere psichiatrico, adesso disturbi alimentari ovviamente preoccupano tutti noi genitori, e spesso si cade anche nell'errore forse, no? Di credere in questi stereotipi che si vedono online, alla televisione, e di cui i nostri figli purtroppo ormai fanno conto. Mia figlia, per esempio, mi chiede se ha la pancia, perché tutte le bambine vestite sempre benissimo, ma sì. Ecco, anche in questo caso, secondo lei, che cosa avete di cambiato nella sua casistica clinica per questa purtroppo tendenza che noi abbiamo ad avere dei modelli che non rappresentano più i nostri ragazzi? Perché in definitiva noi ci stiamo progressivamente ingrassando, i nostri bambini, l'obesità infantile è un dato clinico che emerge ovunque e non è rappresentato né nel web né nei film principali che noi vediamo. Voi come affrontate questo tema e soprattutto che consigli potete darci come famiglie? Sì, allora sicuramente colpisce un pochino nel fenomeno che vi descrivevo prima, anche mi viene da dire la sanitarizzazione del fenomeno, nel senso che sicuramente le situazioni che noi vediamo in pronto soccorso sono già anche di una certa gravità e creano un certo allarme, però colpisce come arrivino dei genitori davvero assolutamente spaesati e spaventati e dicono tenetela, tenetelo, gestitelo, fate quel che volete, ricoveratelo in psichiatria, li ricoveriamo nel reparto di psichiatria adulti, cioè una cosa mai successa prima. Cioè, perché noi siamo terrorizzati, se si ammazza cosa facciamo? Cioè, questo è il livello. E noi ci interroghiamo sul fenomeno da tutti i punti di vista, cioè a partire un po' dal ma dov'è la rete fuori che in qualche modo, non so, ha agito o non ha agito prima? Cioè, perché dei genitori devono arrivare così soli, spaventati e terrorizzati e dire gestitemelo voi? Quindi sicuramente l'interrogativo è cosa si può fare prima e cosa si può fare nella rete.
non è banale dire la scuola, i servizi, insomma, gli enti, perché credo che questo abbia un valore, cioè non a caso è stato dopo la pandemia, cioè noi leggiamo anche tanta solitudine, perdita di punti di riferimento, insomma, improvvisamente arrivano tutti in pronto soccorso. 3 anni fa non arrivavano, forse c'era qualche paracadute in più, c'era qualcosa prima che li fermava. Quindi sicuramente questo è un interrogativo. Rispetto al tema specifico, i disturbi del comportamento alimentare sono sicuramente in aumento, numerosi, accanto anche ad altre cose, anche un po' il tema ad esempio dell'autolesionismo, cioè sono temi che vanno via un po' di pari passo adesso e assumono un significato nuovo e diverso rispetto a quello che anche noi professionisti eravamo abituati a dare. E noi avevamo delle diagnosi, avevamo un po' delle certezze, cioè c'erano i disturbi del comportamento alimentare, c'era il rischio suicidario, c'era l'autolesionismo, era tutto ben inquadrato dentro delle diagnosi che avevamo in testa. Adesso non è più così, perché sono tratti, aspetti che permeano un po' le attuali generazioni. Non possiamo più dire sempre solo che sono diagnosi di malattie, perché non sono più forse così. È proprio un loro modo anche di leggere e di affrontare la vita e le situazioni. Sicuramente molti di questi ragazzi dicono che non si sentono capiti da nessuno, che non sanno con chi parlare, che nessuno li capisce, che nessuno, cioè, questo è un tema ricorrente e quindi in qualche modo loro cercano di autogestirsi, mi viene da dire, un po' anche la sofferenza, la disregolazione emotiva con questi metodi, con il controllo alimentare ad esempio, che spesso è per un modello sicuramente, a volte anche una modalità di controllo che loro trovano di se stessi, del proprio corpo, della propria regolazione emotiva, controllo attraverso il cibo, attraverso mi autoregolo attraverso questo strumento. E così come a volte forme di autolesionismo hanno lo stesso significato, cioè ho delle emozioni talmente forti, talmente subentranti che non so contenere, non so leggere, non so regolare, e se io mi provoco un graffietto qua, sposto l'attenzione, cioè dal dolore emotivo al dolore fisico, in qualche modo mi cala questa angoscia terribile e diventa un meccanismo di autoregolazione. Quindi davvero, secondo me, la lettura di tutti questi fenomeni sta cambiando, stiamo cercando un po' di capire qualcosa. Modelli sicuramente di un certo tipo, senza magari troppe altre alternative proposte, cioè senza magari una rete attorno che proponga altro, e questa grande difficoltà ad autoregolarsi e contenersi emotivamente, per cui usano altri strumenti, ecco, su se stessi. Qualcun altro vuole fare delle domande? Io chiedo una cosa, i miei figli abbastanza grandi, quindi ormai c'è un livello, mi sembra quasi che sia arrivato... Che sia blu, non credo, perché secondo me c'è qualche problema ancora. Ti do il microfono e tira così ti sento. No, io dicevo, le mie figlie adesso una 18, quasi 19, però non ha raggiunto ancora il colore scuro, bello quello intenso. No, però mi chiedevo, anche e soprattutto perché i ragazzini non fanno i corsi. Ad esempio, per fortuna ci sono questi giochi che non conosco, per fortuna, perché credo che mio fratello ha un figlio più piccolo, quindi lui già capiva più di quelli che non ho ferrato io. Però mi chiedevo prima, questi bambini, perché poi sono piccoli, non c'è la possibilità di fare... Noi parliamo di corsi per adulti, ma forse serve un corso per loro. Cioè, magari creare una curiosità su questi programmi che loro utilizzano, su questi videogiochi che utilizzano, di cui loro magari conoscono soltanto la parte ludica e non sanno che ci sono altre problematiche, insidie e cose del genere, magari spaventandoli, non lo so, adesso sto esagerando dall'altra parte, però magari creare un modo per spaventarli o comunque renderli più responsabili, insomma. Certo. No, se posso dire. Proprio la giornata di oggi, la giornata del Safe Internet,
cioè internet più sicuro. E alcune scuole hanno affrontato questa problematica, questo argomento, hanno fatto corsi, incontri, e in base sempre a come la dirigente della scuola, infatti, se ha attenzione verso questa problematica oppure no, perché sono alcune scuole che hanno dei programmi, infatti, anche di educazione al digitale. Alcuni invece lo prendono un po' sotto mano e poi devo stare in un secondo momento, infatti, quello che è successo. Infatti mi chiedevo se era possibile crearlo obbligatorio, cioè perché anche questi incontri con gli adulti, cioè magari non viene molta gente, oppure ci sono genitori meno interessati, non credo che i loro figli abbiano meno problemi dei nostri, perché il problema è quello. Io mi sono ritrovata spesso a discutere con le mie figlie, ma perché non posso usare questo? Perché tutti gli altri genitori lo fanno, perché tu no? Io sono la pecora nera. Puntualmente il discorso è questo, quindi o non c'è aggregazione da parte degli adulti, oppure non c'è comunque la possibilità obbligatoria di spiegare ai ragazzi che c'è veramente un problema, quindi adescarli con la scuola dicendo parliamo di questi programmi che vi piacciono tanto, allora loro sicuramente sono interessati, poi dire attenzione, c'è questo tipo di problema, cioè renderlo magari obbligatorio, perché ovviamente loro non vengono... No, quella legge che ho citato prima... obbliga le scuole anche a formare dei docenti sul cyberbullismo e anche a creare dei programmi, solo che da un punto di vista iniziale la somma infatti per questi corsi è molto molto limitata, e poi secondo me è anche un problema di programmi, perché anche da parte della scuola infatti i programmi sono rimasti almeno di 10 anni indietro rispetto alla realtà attuale. Pensate soltanto che durante la pandemia hanno scoperto lezioni a distanza, che era qualcosa infatti di impossibile rispetto a un mese prima, e si sono riscoperti infatti a utilizzare questi strumenti molto innovativi che poi dopo ora hanno ancora continuato a utilizzare, però sono in forma limitata, però sono stati utili in un certo senso. Infatti posso aggiungere una cosa? C'è da dire anche un'altra cosa che è stata tutti comunque, cioè non so più. Per accedere ad alcuni social media, per esempio, ci vuole una certa età. Quante volte si iscrivono i ragazzi falsificando la data? Ecco, noi cosa insegniamo a questi figli? A mettere una data, di mentire. Allora, è sempre quello che mi sa Giubarelli. Quanto riusciamo a creare nei nostri figli il senso civico? Perché noi dobbiamo far sorgere in loro la capacità di giudizio. Ma io sto mettendo una data di nascita fasulla per accedere a una cosa che non è per me. Ma io posso andare in macchina a 14 anni sull'autostrada? E allora perché non mi danno la macchina? Ah, perché non la posso usare. Oppure io non posso accedere a una cosa perché mia mamma mi ha detto che non è per la mia età. Allora perché su internet glielo permettiamo? Non glielo permettiamo. Loro cosa fanno? Sì, come diceva... Esatto. La dottoressa, loro cercano un modo di... Esatto, perché nella loro stanza, chiusi in loro stessi, uno non li controlla 24 ore su 24. Ecco allora che noi dobbiamo parlare con loro, insegnargli che ci sono dei pericoli, parlarne proprio sinceramente, perché loro amano quando i genitori gli spiegano le cose. Lei diceva, e le mie figlie mi recriminano che io sono l'unica che è nonna, ok? Perfetto, lei sta facendo il ruolo di genitore. Lei può essere cosciente che ha fatto il genitore. Sono gli altri che hanno chiuso gli occhi, le orecchie e si sono voltati rispetto ai loro figli. Il problema, come diceva la dottoressa, che poi loro dicono, tu non mi capisci. Nessuno mi capisce, i miei amici mi capiscono perché la pensano come me. Quindi a quel punto smettono anche di parlarti e tu sei... No, è così, però è l'esempio che come genitore diamo, che non cediamo davanti a quella regola, che poi creerà nel tempo, nel ragazzo che cresce, la consapevolezza che il genitore ha fatto un lavoro ottimo su se stesso. Cioè, rispetto a un genitore che ha mollato, si è girato e ha detto fai quel che ti pare, tanto tu non mi ascolti, quello a 25-30 anni si troverà in un casino. Il genitore che invece fino all'ultimo giorno in cui è stato in casa sua gli ha detto tu questo non lo fai perché non è per te. Se tu non ti metti la cintura di sicurezza e ti beccano e ti fanno la multa, sono cavoli tuoi, ma soprattutto se fai l'incidente e ti fai male o muori, la vita è la tua. Beh, questo glielo dice a sua figlia se prende la macchina. E la stessa cosa, se l'ha fatta per internet, se l'ha fatta per questi motivi qui,
non è passato in quel momento, lei è la cattiva, va bene, ma lei ha fatto il genitore ed è questo che è difficile oggi. Oggi 9 genitori su 10 si girano dall'altro lato perché è facile mollare e non lottare. Ed è quello che fa la differenza. Voi che siete qua stasera, siete qua perché siete sensibili a questo argomento, perché ci tenete a questa cosa, perché avete un'idea che il pericolo c'è, il rischio c'è, volete fare qualcosa per i vostri figli. Purtroppo lì fuori ce ne sono tanti che non sanno neanche se i figli fanno cacca e pipì durante il giorno. Noi dobbiamo chiedere ai figli di 5 anni se sono andati in bagno regolarmente, oppure cosa hanno mangiato, oppure perché sono genitori che spesso non ci sono 12 ore al giorno a casa, vivono con i nonni, o peggio ancora, fino alle 6:30 di sera a scuola, li rimorchiano, li portano a casa, li fanno mangiare forse qualcosa neanche cotto e li mettono a letto. E io di quelli mi preoccupo. Quindi se i suoi figli sono cresciuti con la consapevolezza che siete dei cattivi, siete stati dei buoni genitori. Ma se posso dire una cosa, che da un certo punto se le leggi meno ci aiutano, perché la normativa europea sulla privacy dice che un bambino può avere un Facebook dai 14 anni in poi. Addirittura la normativa europea diceva 16 anni, però gli italiani l'hanno ridotta a 14. Però voi pensate che per poter iscrivere i nostri figli in palestra c'è bisogno della nostra autorizzazione, che non è così pericoloso invece come andare su internet, che io già lo può fare a 14 anni. Quindi anche in alcuni casi le leggi non ci aiutano. Non si dà il peso giusto. No, comunque secondo me col Covid, quel periodo Covid, abbiamo dato una bomba in mano a questi ragazzi, perché da un momento all'altro loro sono visti fare una scuola a distanza dai ragazzi. Cioè secondo me non ci dobbiamo neanche chiedere il perché questi ragazzi stanno andando dallo psichiatra. Hanno perso una cosa importantissima, che è la relazione con i loro compagni, che fanno fatica a ritrovare, perché dopo 3 anni che sono rimaste, 2 anni che sono rimaste a distanza dai compagni, non sanno più relazionarsi. Cioè io sono andata a pranzo fuori con i compagni di squadra dopo una partita, tutti col cellulare in mano, gliel'ho dovuto vietare, ho detto ragazzi basta, siete a tavola insieme, guardatevi in faccia, perché è una cosa vergognosa. Però effettivamente siamo stati noi società che gli abbiamo dato uno schermo, e si dovevano guardare dallo schermo, hanno conosciuto solo quello. Dalla prima elementare alla terza elementare hanno conosciuto quello. Il mio era in terza elementare quando è iniziato il Covid, sa solo il computer lui, cioè io gli ho detto bene, lo sai gestire tu, lo controllo, ci sto attenta, perché lo controllo continuamente, però è uno strumento che ormai sa usare meglio lui che noi, e non sanno più relazionarsi. Io lo obbligo il mio, ma fai fatica a trovare i ragazzini che vanno fuori adesso, cioè faccio veramente fatica. Perché? Perché non ci si fida, ah no, da solo non ci va, è troppo piccolo, cioè si possono sentire col cellulare, con la videochiamata, cioè è una relazione che non esiste. Perciò per forza, dopo non c'è la comunicazione, si stancano di giocare, di guardarsi così, arrivano a annoiarsi, per forza dopo ai 13-14 anni, che è una bomba di ormoni, fanno più fatica a gestire questa bomba di ormoni che gli scatena tutto. Cioè, l'arma gliel'abbiamo data noi, e è vero, c'era il Covid, c'era una pandemia, ma sì, gestite in questa maniera, grazie alle tecnologie che ci hanno tenuto uniti, ma secondo me ci hanno distanziato tanto, perché adesso facciamo veramente fatica a relazionarci, facciamo fatica a salutarci. È più facile che incontri una persona per discuterci che a dire buongiorno, cioè nessuno più in giro dice buongiorno a qualcuno. Perciò questo secondo me ha peggiorato tanto. Quindi l'argomento delle relazioni tocca alla dottoressa, ha qualche commento da fare? Sì. Dicevo che è il paradosso, che l'equilibrio è difficilissimo per noi genitori quando abbiamo soprattutto quei bambini in età così preadolescenti, no? 10-14 anni, che rischiamo di considerarli ancora i nostri bambini, per cui non puoi andare fuori da solo, non puoi andare a piedi fino al parco ancora perché chissà che pericolo c'è, e poi li consideriamo adulti ipercompetenti su altri fronti.
Quindi lì davvero, secondo me, è un calibrarci noi adulti rispetto al livello di richieste e di competenze che attribuiamo a questi ragazzini, sicuramente. Va bene. Allora, se non ci sono altre domande, altre osservazioni, allora noi salutiamo e ringraziamo l'avvocato Bover e anche la dottoressa Di Barbarino. Al prossimo incontro, che si terrà sempre qui, martedì 7 marzo, e cambiamo completamente tema, parleremo della non autosufficienza, quindi dell'anziano, della demenza, ed in particolare parleremo di un servizio che nasce nella nostra provincia, si chiama Badabè, ed è uno sportello che è stato attivato a Scandiano e di cui anche qui i nostri servizi sociali si occuperanno per la ricerca e il reclutamento di persone, di badanti, che possano aiutarci e aiutare i nostri parenti, i nostri cari nella perdita progressiva o totale dell'autosufficienza. È un percorso che è regionale, da noi è un progetto che sta peraltro dando grandi risultati, di cui siamo tutti molto contenti. È una selezione del personale che sceglie e cerca anche di incontrare le esigenze della famiglia. Quindi noi vi aspettiamo, è il 7 di marzo e per questa sera vi ringraziamo e vi auguriamo buonanotte.